tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di HTC One M9 e Samsung Galaxy S6 Edge per fare un rapido video confronto tra questi due dispositivi e capire quali fra i due può fare per noi. Partiamo dal presupposto che entrambi i dispositivi esteticamente sono veramente bellissimi. Abbiamo una scocca interamente d'alluminio per HTC One M9 che riprende un po' quello che era un HTC One M8, migliorandone sicuramente alcuni aspetti. E poi abbiamo invece un Galaxy S6 che si differenzia completamente dal Galaxy S5, cambia praticamente strategia, non abbiamo più la memoria espandibile, la batteria estraibile, ma memoria da 32, 64, 128 giga fissa. Poi in questo caso abbiamo il display Edge, quindi come potete vedere il display curvo da entrambi i lati, dual Edge, un vetro posteriore Corning Gorilla Glass 4 sia sul posteriore che sul frontale, un tasto che copia molto quello che è iPhone, ossia non più a passare il dito come sugli altri Samsung, ma basterà appoggiare il nostro dito e permetterà di sbloccare questo dispositivo. Scocca in alluminio che riprende molto quella di iPhone, in realtà però se li mettiamo uno di fianco all'altro non sono poi così simili come scocche. Ma andiamo a vedere i due dispositivi. Abbiamo due display, uno da 2K per quanto riguarda il nostro Samsung Galaxy S6 Edge, mentre Full HD per quanto riguarda il nostro HTC, 5.1 pollici per Samsung e 5 pollici per HTC, due display molto belli. A livello di luminosità preferisco quello di Samsung, che ha una luminosità molto più alta e mi dà anche una sensazione di avere il vetro molto più vicino all'LCD rispetto invece ad HTC, che non mi dà questa impressione, almeno non così come la dà Samsung Galaxy S6 Edge. Andiamo a vedere le classiche palette dei colori per capire i due display come si comportano. Andiamo a cercare quindi, eccoci qua, le palette. Prendiamo i neri e qua senza dubbio Samsung Galaxy S6 con il suo AMOLED risulta vincitore rispetto all'LCD di HTC, in quanto il nero su un AMOLED è il display spento, mentre il nero su una LCD è un display nero appunto. Bianchi, ottimi su entrambi i dispositivi, strano da dirsi, ma mi sembra leggermente più belli quelli di Samsung Galaxy S6 per il semplice fatto che abbiamo una luminosità maggiore e quindi il bianco, che è ottimo e quasi perfetto su entrambi i dispositivi, risulta leggermente più luminoso appunto su Samsung Galaxy S6 Edge, quindi un grandissimo lavoro sugli AMOLED per portare dei bianchi pulitissimi e quasi perfetti. I colori, qua abbiamo dei colori bellissimi su entrambi i dispositivi, quelli di Edge vivacissimi, quelli di M9 leggermente un po' troppo scuri secondo me come display, S6 Edge però, che come tutti gli AMOLED porta degli arancioni e dei gialli e dei verdi un po' troppo sparati, quindi un po' comunque naturali, ma leggermente, diciamo che non sono naturali al 100%, sono leggermente troppo vivaci, troppo accesi, un po' troppo sparati. Comunque sia nel complesso abbiamo due display veramente molto belli che si comportano benissimo da entrambe le parti, quindi nonostante la risoluzione da 2K dell'S6 Edge, anche il Full HD di HTC è un bellissimo display. Ribadisco, luminosità secondo me più alta su Samsung Galaxy S6 Edge. Per quanto riguarda la capsula auricolare, li ho testati entrambi e bisogna dire che Samsung ormai anche lei ha una capsula auricolare veramente fantastica, si sente praticamente in egual modo e anche i microfoni funzionano veramente molto molto bene. Discorso a parte invece per il viva voce, lo speaker posto su S6 Edge, mentre abbiamo la cassa stereo su M9 frontale, assolutamente qualità superiore su M9, potenza leggermente superiore S6, ma nel complesso lo stereo e la qualità dell'HTC One M9 mi fa preferire appunto l'HTC One M9. Prendiamo il nostro Spotify, vi ricordo di iscrivervi alla nostra playlist Top Hits Spazio High Tech, una playlist aperta, partecipate a questa playlist insieme a noi. Facciamo partire una canzone a caso. Quindi sicuramente un audio più potente su
Samsung Galaxy S6 Edge, ma molto più pulito, molto più, con una qualità molto superiore su HTC One M9. Per quanto riguarda la ricezione, siamo pressoché allo stesso livello, mi prendono praticamente in egual modo, quindi assolutamente una ricezione paragonabile tra i due dispositivi. Ho notato però che l'S6 Edge è leggermente ballerino, magari sono fermo nello stesso posto, HTC One M9 rimane fisso come prende, mentre S6 Edge a volte ha dei cali casuali che secondo me verranno sicuramente aggiornati, verranno sistemati con un aggiornamento software, quindi aspetteremo anche questo aggiornamento software. Per quanto riguarda la fotocamera, qua almeno per adesso è stato annunciato l'aggiornamento software, ma ancora non l'abbiamo ricevuto. S6 Edge vince a mani basse, abbiamo una fotocamera che ha una messa a fuoco rapidissima, uno scatto ancora più rapido e una qualità complessiva della foto altissima. HTC One M9 abbiamo una messa a fuoco che fa molta fatica, è molto lenta ancora, ma per un problema software, non tanto di lenti, che comunque sia sono delle buone lenti, anche la risoluzione è molto buona. Nel complesso, come potete vedere, sì, due foto buone, ma quella di S6 Edge ha una risoluzione, una qualità di foto molto più ampia, cosa che invece purtroppo HTC One M9 non ha e sicuramente verrà migliorato. Hanno già detto che in USA sta uscendo, negli USA sta uscendo un aggiornamento per questo HTC One M9 che porta la fotocamera a migliorare la qualità, quindi assolutamente aspettiamo questo aggiornamento per dare un commento definitivo a questa fotocamera, che sicuramente si comporta molto bene nelle macro e in ambienti luminosi senza fare controsoli. Quando invece ci sono delle luci particolari da gestire o comunque una scarsità di luce, fa molta fatica per un problema software assolutamente. Fotocamera frontale invece tutta a favore di HTC One M9, che con la sua ultra pixel permette di scattare foto di ottima qualità anche al buio frontalmente. Se poi volete capire bene come funzionano, come vengono scattate queste foto, andate nelle singole recensioni che vi sono i sample fotografici, dove potete quindi andare a scaricarli, a confrontarli l'uno con l'altro e vedere quindi quale effettivamente per voi può essere il migliore. Per quanto riguarda il browser, abbiamo installato Chrome e il browser di HTC da installare in seguito. Andiamo anche su browser invece di Samsung, che ormai funziona veramente molto bene, ad aprire SpatialTech. Resizing del test, subito ve lo dico, su browser di HTC non abbiamo il resizing del testo, invece su Samsung. Due display molto buoni, lo scrolling molto buono su entrambi i dispositivi, zoom in zoom out su HTC molto laggoso devo dire, mentre su Samsung praticamente fluidissimo, doppio tap benissimo su entrambi i dispositivi, resizing del testo appunto molto rapido anche su HTC, mentre non lo abbiamo su Samsung. Nero su bianco, quale preferire? Preferisco quello di Samsung, in quanto abbiamo una luminosità maggiore, quindi il contrasto nero-bianco risulta più piacevole alla vista sicuramente rispetto a quello di HTC. Comunque, se navigare con questi due dispositivi è molto piacevole, dato anche il display da 5 pollici e una buonissima qualità del display. A vantaggio di Samsung sicuramente sono i pulsanti fisici e quindi a sfioramento, rispetto invece a quelli a schermo, che vanno a ingombrare spazio sullo schermo dell'HTC One M9, quindi questo è un punto a favore abbastanza considerevole per Samsung, anche contato che la dimensione complessiva di questo Samsung è ottima. Abbiamo praticamente la stessa, leggermente più largo il nostro Samsung, leggermente più basso, si parla di pochissimi millimetri, e per quanto riguarda lo spessore bello più spesso HTC One M9 rispetto invece al nostro Samsung. Per quanto riguarda HTC abbiamo le gesture che vanno a suo vantaggio, quindi possiamo sbloccarlo, andare a una schermata di sblocco, far partire direttamente il blink feed eccetera eccetera, quindi cose che già sappiamo, che vanno invece a vantaggio di HTC. Per quanto riguarda il gaming, andiamo ad aprire su entrambi i dispositivi. Allora, liberiamo la RAM su entrambi i dispositivi. Processori, abbiamo un Exynos su Samsung e lo Snapdragon 810 su HTC. Poi per le caratteristiche specifiche andate a vedere le singole recensioni dove spieghiamo bene tutto. Facciamo partire Real Racing 3 insieme su entrambi i dispositivi. Avete visto Samsung leggermente più rapida nell'apertura. Vediamo nel caricamento chi si comporta meglio.
sicuramente due ottimi dispositivi per il gaming che non hanno nessun tipo di problema. Allora, sembrerebbe che Samsung sia leggermente più fluido nel caricamento, più rapido nel caricamento. Nel gioco andiamo a testarlo insieme e vediamo subito come si comporta. Le prime impressioni che mi danno è dei rossi e degli arancioni molto accesi su questo display, purtroppo come su tutti gli AMOLED. Possono piacere, possono non piacere, questo dipende da persona a persona. Sicuramente comunque una risoluzione altissima, una qualità di schermo veramente buona, una fluidità impressionante, praticamente risponde a qualsiasi minimo spostamento facciamo del nostro dispositivo, risponde al movimento nel gioco, quindi assolutamente una fluidità impressionante. E anche nel curvone, dove si possono verificare qualche tipo di lag, non abbiamo nessun tipo di problema, quindi per il gaming adattissimo questo Samsung Galaxy S6, che devo dire scalda anche poco. HTC One M9 scalda leggermente di più dal mio punto di vista, specie quando viene stressato per bene, dovuto anche probabilmente ai materiali di metallo, alluminio appunto, che portano l'HTC One M9 a scaldarsi leggermente, a sembrare leggermente più caldo forse rispetto a Samsung Galaxy S6, quando comunque sia la temperatura penso più o meno sia la stessa. Fluidità anche qua uguale a quella di Samsung Galaxy S6, un'ottima fluidità. E anche qua, come su Samsung Galaxy S6, vi anticipo che non abbiamo nessun tipo di problema di lag e si riesce a giocare benissimo. L'unico problema è che inizierà a scaldare dopo un po' che giocherete sulla parte sotto la fotocamera, però nulla di altamente fastidioso. Non diciamo che qualsiasi telefono quando si gioca e si mette sotto stress scalda abbastanza. Quale scegliere tra i due? Io probabilmente andrei su Galaxy S6 Edge per via della novità, per via dell'estetica che mi fa impazzire, questi bordi stondati, questo display veramente molto luminoso, molto bello. Tuttavia, qualsiasi dei dispositivi prendiate, cadrete in piedi. Diciamo che la pecca di HTC sono i pulsanti a schermo, se si può ancora chiamare pecca, e la fotocamera, che però verrà aggiornata e sistemata. A svantaggio di Samsung, probabilmente abbiamo il prezzo, che questo Samsung Galaxy S6 Edge in versione 32 GB arriva addirittura fino a 890 euro, se non erro, quindi a suo svantaggio abbiamo il prezzo. E per il resto, due dispositivi veramente bellissimi che mi sono piaciuti veramente tanto. Io ho scelto di tenere Samsung Galaxy S6 Edge. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi due dispositivi, commentate quindi il video o fateci sapere su Facebook, sui nostri social. Penso di aver detto tutto riguardo a questo confronto. Ciao a tutti ragazzi, da Daniele per Spazio Hi-Tech.